Io mi sento, diciamo, 50 italiana e 50 marocchina, perché non posso rinnegare il fatto che io sia, cioè che sono marocchina, e non posso rinnegare il fatto che io sia, sono italiana e vivo da italiana. Noi che siamo, diciamo, la seconda generazione, facciamo quasi da ponte. L'unica cosa che mi contraddistingue dagli altri coetanei è la mia fede. Saad, Omeima, Sara e gli altri, ventenni italiani e musulmani, arrivati a Torino da piccoli o nati qui. Il dibattito dello Ius Soli, la legge sulla cittadinanza, è lontano eppure così vicino, perché è la realtà che già vivono. Sono figli della prima grande migrazione dal Nord Africa all'Italia tra gli anni 80 e 90. Torino fu tra i primi approdi e ancora si vede. Barriera di Milano è un quartiere unico, il quartiere della città a più alta presenza straniera. Quasi un residente su quattro, arrivi e partenze, non è una novità. Anche oggi Torino accoglie i fratelli delle altre regioni d'Italia e ogni giorno affluiscono con i treni del sole ad una media di 176 nuovi immigrati ogni giorno. L'integrazione all'inizio è stata difficilina. Cesare Vareto è un ex dirigente Fiat, da sempre in barriera, anche negli anni delle tensioni vere. Nel 1979 fu gambizzato dalle Brigate Rosse. All'epoca la differenza la faceva il lavoro. Era un collante sociale formidabile, perché comunque dava alle persone la tranquillità, la certezza, no, di avere a fine mese uno stipendio, no, che non dipendeva dalle condizioni del tempo o dalla pioggia o dal vento, ma dipendeva soltanto dalle tue mani. Per i nuovi immigrati non è così. Se ieri arrivavano famiglie, oggi ci si muove a pezzi per vedere come andrà. C'è anche chi se n'è andato. La crisi ha complicato tutto. In moschea lo sanno bene. E ha creato soprattutto una specie di guerra tra poveri, perché i servizi, le risorse a disposizione della città che sono più limitate. Uno dei freni viene anche da chi è stato immigrato a suo tempo e che adesso è quanto mai restio dall'accettare i nuovi immigrati. Molte volte le persone si soffermano sulla mia apparenza, quindi non vanno oltre al velo, comunque al pezzo di stoffa che porto, che mi avvolge, quindi non permettono né a loro né a me di conoscerci, e così si creano delle barriere. Ti senti dietro la battutina, o magari ti senti richiamata, oh, attenti, attenti che scoppia, cioè le solite battutine che io definisco stupide, inutili. La soluzione secondo me sta nel sovrastare questi problemi capendo anche le altre parti, quindi andando a vedere le altre situazioni, cosa vivono e i loro problemi appunto. Integrazione da queste parti è il tentativo faticoso di camminare insieme. Il Michele Rua è uno degli oratori salesiani più antichi della città, testimone di ogni trasformazione, lo specchio della Torino multietnica. Il 50% dei ragazzi dell'oratorio è di origine straniera. L'amicizia fa incontrare le nuove generazioni, la fatica è un'altra. La difficoltà di essere sostenuti magari da una famiglia. Molto spesso i ragazzi abbandonano la scuola o comunque rimangono un po' appesi un po' al loro destino. In queste dinamiche può annidarsi la frustrazione, la realtà di diciottenni italiani o stranieri che non studiano né lavorano, e l'estremismo può diventare un rischio. Alla moschea Taiba di Via Chivasso non lo sottovalutano. Questo lo viviamo tutti insieme, tutti i concittadini, non facciamo la differenza fra i musulmani, tutti viviamo questa. La sfida educativa è centrale nel luogo di culto islamico più frequentato di Torino. La scuola per i più piccoli, le lezioni di cittadinanza, l'esempio. Chi invece si vive al di fuori della moschea e si approccia all'Islam per la prima volta senza una prima formazione attraverso internet rischia invece di deviare da questi insegnamenti. In città convivono tradizioni e correnti dell'Islam diverse, 17 moschee di ogni orientamento, più o meno moderato, il ruolo della religione predominante nelle società di partenza, una tendenza che si riproduce anche all'estero. Abbiamo una parte della nostra comunità ben integrata ed è riuscita ad arrivare anche ad alto livello. Poi dall'altra parte abbiamo una realtà purtroppo che costituisce la maggioranza, che non sa ancora dove vive, ovvero vive qui con il corpo ma con la testa altrove.
Lo scrittore iracheno Yonis Taufik vive a Torino dal 1979, originario di Mosul, la città che oggi guarda da lontano. La madre è morta senza medicine nelle zone controllate dall'ISIS. I fatti del Medio Oriente che riflessi hanno sulla comunità? Trovo persone arrabbiate, persone scontente, ma non si esprimono e temo che poi questa rabbia in qualche modo cresca e diventi, insomma, non dico pericolosa, però scomoda. La rabbia è un rischio, ma può essere anche la molla per cambiare le cose dall'interno. Io vivevo qui in una soffitta a portapalazzo. Mia madre per anni ha vissuto chiusa, diciamo, in casa con noi figli. La guerra più dura è quella che ho combattuto a casa mia. Ciò che può capitare all'esterno penso possa essere tutto in discesa. La storia di Youssef è quella di tanti, 25 anni, arrivato a Torino dal Marocco da appena 3 mesi. Famiglia numerosa, padre camionista, mamma casalinga, 6 figli. Oggi è operaio, ma sogna di diventare scrittore. Ha un libro affidato le parole, il racconto della fatica delle seconde generazioni. Spiegare delle cose difficili, dei nuovi traguardi alle persone che ami e che non sono d'accordo è un contrasto che ti rende quasi impotente. Qual è la cosa contro cui si fa la guerra? Una mentalità che non appartiene più ai ragazzi che crescono qui. Per mia madre era una cosa normale che la donna stesse in casa tutto il giorno e che dovesse chiedere il permesso per uscire. Tu devi capire chi sei e in cosa credi, per poi espanderlo al nucleo familiare e poi all'esterno. Molti ci riescono, altri no. E quando non ci riesci, forse sei costretto a vivere una vita che non t'appartiene. Per questa generazione la Torino di domani continuerà ad essere multietnica, ma con meno tensioni. I problemi ci sono, ma i giovani, dicono, possono scrivere una pagina nuova. Anzi, lo stanno già facendo. Non c'è bisogno di integrazione, ma di interazione. Cioè non c'è bisogno di rinnegare completamente le proprie origini, ma di dare un qualcosa di maggiore a questa società qui in cui viviamo, che è l'Italia.